a biomasse per la produzione del biogas da poi far bruciare e produrre energia elettrica. Pregiudizio nei confronti della costruzione di questa centrale, questo la necessità di capire. Chiarisco anche il fatto che, siccome mi sto leggendo qualcosa sul manifesto, è scritto no. Io non ho scritto no nel senso di dire non voglio la centrale. Ci siamo ritrovati nel giro di 4-5 giorni con un progetto protocollato di cui nessuno sapeva nulla, nessuno ci ha saputo dare spiegazioni. Insieme a Massimiliano Nenni ci siamo posti il problema di cercare di capire. Quindi il no centrale biomasse per la generazione di biogas e combustione non era un no pregiudiziale, era un no rispetto alla velocità con cui gli eventi si stanno evolvendo, senza che il territorio di Ragale, anche con la gente che c'è qui, insomma, la poca affluenza che c'è, fa capire che non c'è coscienza di quello che potrebbe nascere alle porte di Ragale. Questo senza entrare nel merito di quanto faccia bene, di quanto faccia male, di quanto conviene. Sta per nascere, potrebbe nascere una centrale da 1 megawatt, però se uno parla con la gente a Ragale, nessuno se ne sa. A questo serve questo incontro, a questo serve la creazione del comitato cittadino, affinché si possa rapportare anche, visto che comunque la ditta cerca di avere un interlocutore sul territorio. Io ho piena disponibilità, quindi probabilmente tra martedì e mercoledì probabilmente verranno giù, e quindi ci sarà un incontro con la ditta specializzata, cioè con la ditta costruttrice dell'impianto, quindi meglio di così. Allora, io adesso farei vedere, dura 9 minuti, però se non altro fa vedere come funziona. Ribadisco, non c'entra niente con la ditta che dovrebbe costruire la raga. E quali sono? Mi faccio fermentare, controllo la fermentazione per evitare problemi, ho una torcia che scatta nel momento in cui dovesse esserci una produzione esagerata di biogas per evitare problemi. Il biogas la fa alimentare un motore, il motore produce energia elettrica, siccome scalda, perché funziona, quindi il calore viene ripreso dal motore e inserito nei quelli che chiamano digestori per scaldare quella massa, affinché le reazioni che portano poi alla formazione del biogas siano più veloci. Quindi diciamo, questo è il concetto. Allora, vediamo là quello per cui nasce Ragale, probabilmente nasce Ragale, o sarà, nascerà forse Ragale. La necessità per la quale nasce diciamo così, l'idea progettuale è perché abbiamo, avendo noi parecchi ulivi, proprio il problema dello smaltimento delle acque di vegetazione. È il primo problema che abbiamo. È vero che nell'utilizzo, nella digestione anaerobica, cioè priva di ossigeno, effettivamente si chiude il ciclo del CO2, cioè una pianta restituisce tutto quello che ha preso nella sua fase di crescita per quanto riguarda l'acqua per il carbonato, quindi in effetti non sta inquinando facendo più gas. Per poi minimizzare, anche l'ambiente dice, se vuoi fare una centrale a biogas, l'importante è che ci sia quello che viene chiamato la filiera corta. Cioè, nel senso, se tu dici di fare un impianto a biogas che ha tutela dell'ambiente, non puoi poi avere dei camion da 20 tonnellate che girano per l'Italia per portare le sostanze a far funzionare una centrale a biogas. E quindi serve la filiera corta. Il problema della filiera corta è di cercare di capire se filiera corta in entrata vale anche in uscita. Adesso arriviamo anche lì. Allora, l'impianto previsto ha quegli elementi necessari per funzionare. Quello che abbiamo visto di là aveva diverse sostanze, il mais, qui mais non ne abbiamo perché chiaramente il problema, questo tipo di impianto serve a risolvere il problema principale della stanza e della precipitazione, quindi sono cambiati, diciamo così, i sistemi di fermentazione, per poter utilizzare stanza e acqua di vegetazione. Poi la stanza e l'acqua di vegetazione vanno diluite e si utilizza il siero di latte. Poi ci sono sottoprodotti agroalimentari, il triticale e poi eventualmente questo che sarebbe con lo scarto degli allevamenti, dopo vedremo, qualcuno si è preoccupato più per quello che per gli altri, in effetti non è un problema perché
le quantità sono veramente irrisorie rispetto a tutto quello che ci sarà sopra. Vediamo le quantità. Ma il problema dove sta? Filiera corta. Come vedremo, la filiera corta è sicuramente, diciamo così, utilizzata nell'uscita dei prodotti, cioè prodotti tra virgolette di scarto, che non sono di scarto, ma sono prodotti che vanno a concimare, diciamo, i terreni, effettivamente sono distribuiti intorno ai 30 km. E quindi la filiera corta funziona. Il problema della filiera corta sta poi in ingresso, cioè noi abbiamo qui delle sostanze che dovremmo capire se effettivamente anche all'ingresso manteniamo 30 km. Questo è lo schema del processo, cioè al di là di quello che c'è scritto, cioè arrivano il materiale, viene pulito, pretrattato, tolto dal nocciolino, tutti i sistemi che servono affinché il materiale, diciamo, la biomassa sia nel miglior modo, più pulita possibile, per poter essere poi, tra virgolette, digerita, generato il biogas, poi fatto funzionare il sistema di generazione elettrica e termica, e alla fine poi la sostanza che viene così in qualche maniera consumata viene poi ritrattata e viene divisa in una parte solida e una parte liquida, una parte solida che va ad essere concima, una parte liquida che poi viene reinserita, che questa macchina per funzionare ha bisogno di siero di latte 9100 tonnellate annue, iniziato a significare 9125, scarti, quello che vi dicevo prima, allevamento 183, acqua e salsa 43.000 tonnellate, sono circa 10 volte tutta la spazzatura che noi mandiamo in discarica magari di un anno. E sono, quindi noi andiamo, il rendimento di questo sistema è di circa 12%, cioè nel senso noi tutto inserendo questa roba qui riusciamo a gassificare circa 5.000 tonnellate. Però poi, per far funzionare il tuo sistema, una parte di quando va a regime va riemessa dentro, e cioè il sistema all'anno funziona con 78.000 tonnellate. Vado nel dettaglio. Allora, questo sistema funziona che il digestato, che sarebbe il materiale, tra virgolette, di scarto, che esce fuori, cioè dopo aver fatto il gas, cosa rimane? Quello che rimane sono circa 78.000 tonnellate annue, di cui abbiamo detto che questo scarto, che non è uno scarto, capiamoci, una parte solida sono circa 11.000 tonnellate, una parte liquida sono circa 67.000 tonnellate annue. Una parte di quei 67.000 viene rimessa nel circuito, gli altri 23.000 sono quelli che vengono usati, diciamo, sia questi che quelli da sopra sono quelli che vengono riutilizzati come concime. Quindi diciamo che all'anno in quella azienda girano circa 78.000 tonnellate, circa 20 volte le RSO, probabilmente il dottor Gera 14 frantoi, e cioè rispetto a quello che noi tutto Racale conferisce in discarica, praticamente siamo, questo per dare il senso della quantità di materiale di fermentazione, che sia olio, che sia sangue, che sia quello che è, esiste in un piccolo territorio a un chilometro da Racale. Parte solida, quello che dicevamo prima, viene presa, viene usata anche come base per altri concimi, poi viene estratta, quindi noi dobbiamo spandere sul territorio circa 23.000 tonnellate di parte liquida, cioè noi dobbiamo mettere sul territorio del concime 23.000 tonnellate. È chiaro che questo concime ha delle proprietà. Queste proprietà hanno a che fare con i nitrati, sempre succedere nel dettaglio, e ci sono dei limiti che il nostro territorio può, diciamo così, sopportare. Cioè, quando noi il Salento è chiamata anche zona a non vulnerabilità ai nitrati, cioè può sopportare
300 kg per ettaro e cioè 195 metri cubi per ettaro. La struttura, che stavamo dicendo prima, ha già come fossero, non lo so, ma come fossero delle convenzioni con almeno 12 ditte su cui andrebbe a spandere questo digestato. Queste sono le superfici, quindi divise per tipo di coltivazione, che andranno a ricevere quel concimento. Notate che sono 55 per ettari. È un problema etico, ma questo va visto forse in un ambiente anche un po' più grande. Cioè noi coltiviamo per dare da mangiare a un generatore di energia che ci fornisce degli scarti che poggiamo sul suo terreno, che ricoltiviamo per generazione di energia. Quindi coltiviamo per creare energia, non coltiviamo più per l'elaborazione di un corretto piano di fertilizzazione. Richiede l'esatta conoscenza delle caratteristiche del suolo e del fertilizzante e di una serie di altre cose. Gran parte di queste informazioni le sapremo dopo che parte si sente. Non più. Anche questo può dare un attimo di incertezza, di dire, ma se lo fate lui, ma forse non riguarda. Siccome è vero che serve a risolvere il problema di sanza e acque di vegetazione, ma sta sostanza viene utilizzata parecchio. E quello dove sta il problema? Allora, risolto il problema di sanza e acque di vegetazione. Allora, abbiamo detto che 55 ettari sono quelli su cui io vado a spandere quel tipo di concime e che la ditta mi ritorna di nuovo in sostanza da inserire per fare gas. Però poi mi accorgo che 55 ettari non bastano, ma ne devo trovare 185 altri, quindi più di tre volte, con contratti specifici, perché anche quello che io genero, come dire, di fertilizzante, quindi mi riprendo, non è altro che insomma una piccola parte, perché tutto l'altro resto lo devo andare a comprare da un'altra parte. Lo dicono proprio, dov'è? Eccolo. Da qui al pendice circa un chilometro, poco più. Questa è la ditta, la struttura, che sarà dettagliata da loro stessi, insomma, mi sembrava non utile o comunque, insomma, sicuramente non completa la descrizione mia per quanto riguarda questo funzionamento, anche leggendo è chiaro che forse il caso che facessero loro, quella della cooperativa. Però dico, tutto non puzza, l'hanno detto anche quelli dell'altra ditta se vi ricordate, però ci sono sostanze che anche in piccola quantità possono dare fastidio. È chiaro che io non mi sono fossilizzato su questo, un quadro generale, che poi ci possa essere un po' di puzza più vicino, più lontano alla cooperativa o non cooperativa, questo insomma stiamo ragionando sul porre. Il biogas non è che non inquina, il problema del biogas è che rispetto ad altri di forme di gas, combustione, cose, è fra quelli che inquinano meno. Quindi non è corretto dire il biogas non inquina. Il biogas inquina meno di tanti altri e se non ci fosse lì inquinerebbe zero. Noi abbiamo per esempio formaldeide. Loro dicono questo è un inquinante forte, ma viene dal fatto che la cattiva combustione del metano. L'azienda utilizza un motore che ha, come le macchine catalizzate, una sonda lambda, cioè nel senso, loro dicono, questi sono gli inquinanti tipici che ci sono, però noi siamo in grado di dire che riusciremo ad inquinare pochissimo, o addirittura nulla, cosa sono da vedere, in quanto avendo un sistema con sonda lambda che controlla i gas d'uscita, e quindi regola la combustione, io riesco a eliminare, hanno cioè, tutto un sistema loro, pure presentato loro, mi ricordo, però è un sistema che legge quello che esce in uscita e regola la combustione. Abbiamo anche benzene, diossine sono pochissime, per
senza eccezioni di quantità sono molto bassi. Ma questo non è per dire che quell'azienda inquina, era per sfatare il fatto che il biogas, essendo una scritta bio, sembrasse che non ha nessun. Poi abbiamo le polveri sottili, anche questo qualcuno diceva non è possibile che abbiano polveri sottili. Perché il biogas? Qua abbiamo che rispetto alla combustione di olio combustibile è dimostrato che hanno un rapporto 1 a 100. 1 a 10. 1 a 10. Ma sempre 1, certo. E se non ci fosse 0 a 0. Traffico. Allora, qua c'è uno schema riassuntivo dei mezzi con cui si dovrebbero girare. Sì, l'ingresso, abbiamo visto tutto quello che viene dato all'ingresso, sia quello che viene portato in uscita. Ci sono percentuali, cioè non discuto delle percentuali, quello che io vedo è questo numero, 2322 mezzi all'anno che circolano di fronte alla cooperativa delle Terre. Come sono distribuiti? Abbiamo che a gennaio 10 mezzi al giorno, aprile intorno ai 3, a giugno diventano 16-17, quello più probabilmente carino è questo, mezzi al mese, a giugno riusciamo anche ad arrivare a 500 mezzi al mese, per carità ci sono mesi che ne abbiamo solo 5, ma abbiamo anche l'acqua. Non abbiamo dati di oro, devo dire la verità, ho trovato da alcune sempre per onestà questo numero che mi sono spostato in litri, da una parte c'è scritto da 1,5 a 3, da un'altra 1,5 a 5, quindi non sapendo, mi sono messo in una situazione peggiore, ma dico effettivamente la situazione è questa. Quindi il consumo giornaliero di queste acque è questo, acque che siano per sciacquare, cose di questo genere, che sul progetto risulta che queste acque vengono raccolte e reinserite, cioè nel senso non vanno poi smaltite, comunque se ne vanno le mine, perché qualcun altro ha detto ma quel che fanno le queste no, sa che vengono poi reinserite nel processo digestivo non discuto né se fa quanto è positivo né quanto è negativo, dico semplicemente che non avevamo un problema, il problema probabilmente come dire di montagna era un problema di smaltimento di alcune sostanze, l'abbiamo risolto probabilmente, ma ne abbiamo generati altri problemi passando da un problema di pochi a un poco problema per tutti. E sono